Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare del momento non proprio idilliaco, viene da dire, del Teramo dopo la sconfitta 2-0 contro la Virtus Bacon Verona, una sconfitta e fare piombare di fatto il diavolo in una situazione, diciamo, non drammatica di classifica, ma comunque con delle difficoltà, soprattutto perché alle porte ci sono due scontri diretti contro la Giana Erminio e contro il Renate. La fortuna è che questi due scontri diretti per il Teramo ovviamente è che potranno essere disputati tra le mura amiche del Boronis. Vedremo, faremo delle valutazioni anche per capire se questo è un vantaggio oppure no, se questa squadra si esprime meglio dentro o fuori casa, se questa squadra si esprime meglio con le grandi o con le piccole. Ne parleremo nel corso di questi 60 minuti, vi proporremo come al solito dei filmati, delle interviste, faremo anche un po' di analisi tecnica. Saluto gli ospiti, Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Buonasera, salve a tutti. Poi saluto un collega, oltre che un amico, lo ringrazio per essere qui, Andrea De Luiso. Ciao Andrea, giornalista di Vera TV. Ciao Jacopo, buonasera a tutti, ben ritrovati ed è un piacere tornare a distanza di qualche anno in questi studi. Esatto, che abbiamo anche collaborato insieme. Assolutamente, peraltro sei reduce 24 ore fa di fatto, sì, dalla tua trasmissione a Casa del Diavolo, poi ci darai su Vera TV ovviamente, ma poi ci darai anche un po' il polso della situazione, certo, di quello che avviene nella tua trasmissione, cioè dell'impatto delle persone che magari vi scrivono e certo, qual è il momento del Teramo. Ciao Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Vediamo i numeri, vediamo con l'ausilio della grafica per vedere non tanto i risultati, Maurizio, quanto la classifica magari. Eccola qua, 14 punti, il Teramo è tornato nella parte sinistra della classifica, a meno 1 da Monza e su Tirol, la Fermana a 23 punti, poi via via tutte le altre. Francesco, partirò da te perché peraltro appena sei arrivato mi hai detto, poi devo dire alcune cose e adesso è giusto che sia tua l'apertura, perché a questo punto il bilancio va fatto soprattutto con quelle squadre che seguono il Teramo. Sono tante, c'è da dire la verità, ed è una buona notizia. Quella meno buona, se vogliamo, sono i punti di distacco dalle ultime posizioni. Perdere uno scontro diretto non fa mai piacere, perderlo 2-0 contro una squadra che era ultima in classifica ancora meno. Peraltro il Teramo ha affrontato nelle ultime due settimane ogni settimana ha affrontato l'ultima, cioè la settimana scorsa era l'ultimo l'Albino Leffe e ha pareggiato in casa, poi è diventata l'ultima la Virtus Bacon Verona e ha perso 2-0. Ora, alla luce dei numeri che non mentono mai ma si possono anche interpretare, che idea ti sei fatto, o meglio il Teramo deve guardarci alla classifica, non deve guardarci più, si è illuso troppo presto? Come stanno secondo te le cose? Se qualcuno si è illuso troppo presto perché è stupido calcisticamente parlando, perché le tre vittorie non potevano portare tanta illusione. Le tre vittorie dall'avvento di Maurizi sono state preziosissime per riconquistare una posizione tranquilla, tutto sciupato dalle tre partite successive nelle quali è stato conquistato un solo punto. Io credo che dire che la situazione è preoccupante è poco, perché è molto preoccupante. Se è vero come è vero, per fermarci all'ultima partita, che abbiamo abbiamo preso due gol dal Virtus Verona, che aveva il penultimo attacco del campionato, e non siamo stati capaci di fare un gol a quella che era, a domenica scorsa, la peggiore difesa del campionato. Aveva preso 20 gol in 11 partite. È preoccupante perché l'elettroencefalogramma piatto dell'attacco è sempre elettroencefalogramma piatto, Verona, ma tante altre partite, perché quello che era un punto di forza del Teramo, la solidità della difesa, non c'è più.
perché con 15 gol subiti mi sembra che sia una delle peggiori difese, e anche perché una difesa solida, e per difesa solida non parlo solo dei difensori centrali, dei terzini, ma parlo dell'intera squadra. Se è vero che sono gli stessi giocatori allenatori a dire che la fase difensiva comincia dall'attacco, dalla zona, dal reparto offensivo, dal centrocampo, e poi si sviluppa con il lavoro dei difensori, hai preso due gol, ripeto, dal Verona. Quindi credo che adesso in queste ultime due azioni avete visto, insomma, credo che quelli che ci seguono l'hanno vista tutti la partita. Queste due azioni sono la foto perfetta di come il Teramo adesso, bucato sulla sua zona di destra, e qui ripeto, io ci metto tutti quelli che operano nella zona di destra, sarebbe troppo riduttivo dire perché Ventola non è bravo in fase difensiva, perché Caidi con i vari problemi che ha avuto sin qui, una volta si è allenato bene, una volta male, quindi non mi voglio dilungare, non dico, ripeto, che la colpa non è dei singoli ma è dell'intero complesso. E concludo questo primo intervento dicendo che questa è una squadra, come squadra, non come singoli giocatori, meglio spiegarlo, perché sennò poi i primi che si offendono sono i giocatori stessi, e non tutti purtroppo capiscono. È una squadra, ripeto ancora, come complesso nell'insieme, inadatta a questo campionato. Addirittura. Così, sì. Questi sono giocatori, ma comunque ne abbiamo parlato anche prima della trasmissione. No, però addirittura è inadatta perché sta facendo delle figuracce che non finisce mai, perché dopo tu conquisti tre vittorie consecutive sugli ali dell'entusiasmo ritrovato dall'ambiente, dalla piazza, e secondo me, per come delude il Teramo, i 1200 e qualche cosa in più di spettatori a partita sono un record, quindi a quei tifosi che tutte le domeniche vengono al campo bisogna dire grazie. I primi devono essere i giocatori, lo stesso presidente Campitelli e tutti gli altri. È inadatta perché messi insieme, perché questi presi singolarmente sono bravi, poi messi insieme c'è qualcosa che non funziona, e forse è come, non voglio anticipare quello che ci siamo detti prima della trasmissione con l'analisi fatta da Andrea, che a mio modesto avviso è perfetta per come l'ha interpretata nella dialettica che Andrea ha. Basta vedere i giocatori che negli ultimi anni hanno deluso a Teramo, vanno via da prima di venire a Teramo qualcosina avevano fatto, vanno via da Teramo e diventano o bravi o comunque adatti a questa categoria. Penso a Tulli, che l'anno scorso ci siamo messi le mani sui capelli. Allora non è un problema di giocatori. Infatti ho detto giocatori messi insieme, non far finta di non capire. Come squadra, messi insieme, perché non è detto che tutti, che 11 giocatori bravi insieme possano formare una squadra brava. Tra l'altro ce lo dice la storia del calcio a tutti i livelli. Beh. E comunque, al di là di tutti i discorsi, i numeri, anche se a oggi il Teramo, se il campionato finisse oggi, il Teramo sarebbe salvo, ma se finisse oggi, siccome il campionato non finisce oggi, io ero preoccupato all'inizio di stagione e sono preoccupato adesso. Spero di essere intanto smentito nelle prossime due partite, che con due vittorie ci rimetteremo a quota 20 punti, e forse se poi saremo capaci di replicare 20 punti nello stesso numero di partite si può restare in categoria. Ad oggi sono fortemente preoccupato perché i numeri condannano, tra virgolette, il Teramo. Ok, intanto scorrono i messaggi, poi entreremo anche nei singoli e ci concentreremo proprio sulla questione Ranieri, Proietti, chi deve giocare, devono giocare entrambi, però prima il primo giro. Però Andrea, scusami, visto che abbiamo parlato di numeri, ho fatto un conto, la gestione di Maurizio ha portato 10 punti in 6 partite e sono 1.6, 1.7, si avvicina ai 2 punti a partita. Forse
facciamo male noi a leggere tre vittorie, una sconfitta, un pareggio, una sconfitta. Dovremmo prendere un punto e 6 a partita, un punto e 66 a partita. Forse è quella la reale dimensione. Sbagliamo? Guardi, innanzitutto questa sera abbiamo un vantaggio, cioè che abbiamo lo stesso numero di gare con i due allenatori in panchina. 6 gare per Zichella e 6 gare per Maurizio. Quindi a livello numerico i conti li possiamo fare. 4 per Zichella, 10 per Maurizio, 8 sì. gol subiti da Maurizio, 7 subiti da Zichella. Però una cosa sono i numeri e una cosa quello che si riesce a vedere nell'ambito dei 90 minuti di gioco, perché poi al di là dell'esito finale del risultato, le analisi che devono essere fatte devono essere a largo giro, più ampie, certo. cioè vedere un po' quello che è successo in campo. Ripartendo quindi dall'analisi della gestione Maurizio, ripartendo anche dalle tre vittorie, tutto sommato, riavvolgendo il nastro e vedendo il film, rivedendo il film proprio delle tre partite vinte dal Teramo, non è che sono state così nette ed evidenti in favore del Teramo queste tre vittorie. Questo credo che l'abbiamo sempre detto, insomma. Sì, sì. Diciamo che era importante la sterzata, l'entusiasmo che ha dato il tecnico, però prendendo singolarmente le partite, con il Fano è stata una partita che poteva anche finire in parità, tutto sommato, sì. per quello che si è visto. A Monza il Teramo tanti tiri in porta, al di là del gol non ne ha fatti, al contrario di un Monza che poi tra l'altro stiamo scoprendo che tutta questa forza non è. Anche con Ravenna, tutto sommato, questo grande gioco non si è visto e si è rischiati anche contro il Ravenna. Questo analizzando le tre partite. Andando avanti con l'analisi, affermo sostanzialmente una gara che sembrava bloccata e che potevi anche portare a casa. Poi qui nell'analisi si va oltre, perché si può andare anche a vedere un po' il discorso dei gol subiti, perché il Teramo ha subito ben 15 gol, tutte e 15 nel secondo sì. tempo. E qui andiamo a vedere, insomma, che il problema relativo al secondo tempo è da stabilire qual è. È una questione di preparazione, è una questione caratteriale dei giocatori, è una questione tecnica, tattica, cioè anche questo può essere materia di discussione, perché 15 gol, che è la totalità dei gol subiti dal Teramo, sono stati subiti tutti nel secondo tempo. Andando avanti con l'analisi delle partite, dopo la Fermana il 2-2 in casa, il Teramo ha giocato 15 minuti contro Albino Leffe, poi è scomparso, ha avuto quella forza di reazione finale, perché è anche difficile riuscire a pareggiare una gara dopo che tu stai sotto 2-1, dopo che hai avuto quell'1-2 che ti ha messo sotto. Fortuna. Ecco. Una palla gol e un gol, mentre la Bino Leff poteva farne esatto. 3-4. Aiutami quindi in questa analisi. E poi la partita che abbiamo visto tutti di Verona, abbiamo fatto risorgere anche questo Verona. Certo. Io ho sentito le dichiarazioni di Fresco a fine partita, ha detto noi questa gara la volevamo pareggiare, eravamo scesi in campo per il pareggio. Oh, l'hanno vinta questi la partita. Rendetevi conto. Eh sì, Andrea vado a vedere. Era 1-2. Esatto, 1-2. Però se noi, faccio una provocazione, se noi mettiamo invece di tre vittorie, un pareggio, una sconfitta e un pareggio, mettiamo una vittoria, un pareggio, una sconfitta, una vittoria, un pareggio e un'altra vittoria, siamo qua a dirci, finalmente forse c'è stata la svolta, questo è un campionato che apre degli scenari totalmente differenti e invece sarebbero lo stesso numero di punti, basta solo sì. inframmezzare le vittorie all'interno di pareggi e sconfitte. Sì. Francesco dice di sì. A livello numerico ci possiamo... 250 paragoni non calcistici. A livello numerico possiamo anche farlo, però io poi riporto un po' la discussione. Allora, la sferzata col cambio dell'allenatore c'è stata, perché è inequivocabile fare tre vittorie per una squadra che era abituata a non vincere, quindi per carità. Però dobbiamo anche valutare che nel corso di queste 12 partite comunque ci sono delle analisi che si possono fare da un punto di vista della continuità di quello che il campo ha detto. Cioè il Teramo è una squadra che intanto ci sono state delle partite che ha giocato discretamente. Anche nella gestione Zichella, ricordiamo Teramo San Benedettese, ma anche col Sud Tirol la squadra aveva tenuto bene il campo. Ricordiamo la partita di Rimini, il Teramo ha tenuto bene il campo, il Rimini era in un ottimo momento, il Teramo quella partita la condusse dal nono minuto fino al 92esimo, e magari con un briciolo di buona sorte Zichella poteva portare a casa qualche vittoria. Poi invece la buona sorte ha assistito Maurizio, la sferzata c'è stata anche da questo punto di vista, le negatività sono state accantonate. Col Fano, diceva Andrea, poteva finire in parità, a Monza il Teramo poteva benissimo non vincere e con Ravenna prendi l'1-1 e subito dopo arriva il rigore del 2-1.
Affermo, ecco, la partita di Fermo ha un po' rigirato la situazione, perché a Fermo si è rivisto il Teramo che ad esempio ha giocato discretamente bene come contro la San Benedettese, quindi torniamo all'era Zichella. Una squadra che riesce anche a fare la partita, anche ad avere una certa personalità, cercare di imporre il gioco, però poi a livello offensivo sei sterile, sei troppo leggero. E così è stato anche nella partita contro la Virtus Verona. Qui cambiamo fascia di avversario, perché era uno scontro diretto, certo. Squadra di basso lignaggio. Proprio questa squadra manca evidentemente di peso offensivo, manca di una certa dose di cattiveria, e se vogliamo possiamo estendere l'analisi a una situazione che sia legata alla questione tecnica, e abbiamo già individuato questi aspetti appena detti. Mettiamoci anche che è una squadra leggera a centrocampo, che magari non garantisce il giusto filtro nei confronti di una difesa, e io l'ho sottolineato anche dopo la gara con l'Albino Leffe, Speranza e Caidi in quella partita non mi erano piaciuti. Ma guarda lì, loro scusa, hanno delle responsabilità, ma magari non sono neanche così protetti. Cioè, ci sono delle ci sono comunque delle problematiche strutturali che il cambio di allenatore non può aver cancellato. Sono state cancellate delle negatività che si portava dietro questa squadra, che non riusciva a vincere. Col cambio di allenatore si è riuscito a portare a casa delle partite, ma dei limiti strutturali che ha questa squadra ha restano incancellabili, e buona parte purtroppo sono concentrate nel reparto d'attacco. Lì ci sono delle carenze evidenti, e poi a centrocampo ci sono giocatori secondo me molto validi, perché lo sono De Grazia, Spighi, Ranieri, Proietti, ma per il tipo di campionato che è la Lega Pro servono giocatori anche più strutturati, sì. E il Teramo non ne ha. Quindi un Graziano come lo scorso anno, che per molto tempo è stato criticato, sì, magari in questa squadra ha il suo significato, non ruba l'occhio, però quando c'è bisogno di resistere, c'è bisogno di tempra, c'è bisogno... Ho capito cosa vuoi anche dire, ti do perfettamente ragione. E chiudo dicendo che, guarda caso, con la Fermana prendi gol e poco dopo ne riprendi un altro, con l'Albino Leffe prendi gol. Si parla di questione fisica, la squadra che non è preparata, secondo me è proprio una questione mentale, proprio una questione di fragilità che si va ad appalesare in determinati momenti della partita. Hai capito? E quindi tutto questo contesto, ripeto, per dire che la sferzata ok, 9 punti in 3 partite, però i limiti che ci sono stati nella gestione di Zichella si intravedono sotto il profilo del gioco e delle carenze di organico anche con Maurizio, perché non ha la bacchetta magica. Scusami, ma hai capito perché prima ho detto la dialettica che contraddistingue Andrea Costantini? Perché è bravissimo, sì. Nella sintesi, se vai a riferire quando ha detto l'attacco centro, nella sintesi 11 giocatori che messi insieme non fanno squadra, okay. E sono d'accordo al 101% con l'ultimo messaggio, con un telespettatore che ci dice sono un po' di settimane che mi dico guardate che il problema è anche in difesa, peraltro problema in difesa che sarà ulteriormente aggravato dal fatto che oggi ha avuto un problema Caidi, sì. Un problema al flessore e che è molto anche, ma anche se dovesse per domenica, ma anche se dovesse essere pronto per domenica non si sarà a quel punto potuto allenare come si deve con la struttura fisica di Caidi, e non è un giovincello di 20-21 anni, quindi che muscolarmente come struttura, certo, reagisci meglio, non potrà rendere mai come potrebbe rendere se si fosse potuto allenare con una certa regolarità, ma soprattutto con una certa intensità, forzando negli allenamenti così come poi devi forzare in partita. Ripeto, la sintesi di parte della sintesi di quello che ha detto Andrea, ripeto, non è che vuole essere un elogio, è vero, è bravissimo nell'esposizione, ma uno più uno fa due, tu puoi partire pure da 2 miliardi 729 milioni, puoi fare la sottrazione, due, sempre due, alla fine viene una squadra. Questo non l'ho capita, però mi fido.
sì, che è più semplice dire uno più uno due, che costringe a fare la cosa con la calcolatrice. E anche per questo motivo lui, ma anche l'attacco lo sappiamo quello che è, manca un centrocampista con determinate caratteristiche, dietro abbiamo problemi, come fai a non essere preoccupato? Io sono preoccupato, chi non è preoccupato lo invidio, perché vive tranquillamente. Ecco, io mi incazzo come una iena. Nelle giornate precedenti avevo detto che la striscia di Maurizio non doveva illudere circa gli obiettivi stagionali, perché l'obiettivo è la salvezza. Poi, se dovesse andare bene bene, magari si può lottare anche per il decimo posto, ma l'obiettivo è la salvezza. Ecco perché ho detto, proprio perché nell'attacco ci sono delle problematiche, che era il caso di iniziare a cambiare. Ora si è andati con Barbuti, io ritengo che ci avviciniamo anche al momento dell'avvicinamento di Bacio Terracino, anche perché si sta incartando pure lui, e quindi magari fare panchina forse lo può paradossalmente rasserenare. Andrea, scusa se ti interrompo, sai perché non basta dire l'obiettivo è la salvezza? Perché se l'obiettivo è ovvio che è la salvezza, certo. Ma allora non dovremmo essere preoccupati. 14 punti, quasi centro classifica, 3 punti sulla quintultima, classifica però nella parte bassa e centrale, corta e corta. Il ragionamento è un altro, perché non mi basta questo, cambio di allenatore, 14 punti, ma è una squadra che si sta di nuovo spegnendo, e come quello che sta male, ha avuto un sussulto in quelle 3 partite, e adesso nelle ultime 3 un punto, ossia zona 3 partite, un punto da retrocessione, le ultime tre. Poi tra l'altro contro chi ha giocato? Perché hai giocato solo con la Fermana, che è prima in classifica, che abbiamo visto la partita, il Teramo il primo tempo ha giocato meglio. Sì, ho capito, ha giocato meglio, però dopo com'è finita la partita? Ma la Fermana gioca palla lunga e pedalare, perché vuol dire che ha un allenatore che ha capito che giocando palla lunga e pedalare forse ottiene qualche risultato, ed infatti è prima in classifica, e vuol dire che è una squadra e sono giocatori che insieme possono giocare solo in quel modo, perché noi vediamo Spighi, bravissimo, De Grazia, bravo. Proietti, se vogliamo discutere Proietti, discutetelo, io non lo discuto, è un signor giocatore. Ranieri, bravo, un'eventuale alternativa e varie soluzioni. Bacio Terracini, ovvio che si sta incartando, tu stai chiedendo a un giocatore con caratteristiche precise di giocare in un modo diverso, e non tutti sono in grado di farlo, certo. Perché io che sono non innamorato, sono lo zerbino di Carlo Ancelotti, per quanto sono innamorato, pure Carlo Ancelotti a Napoli, dopo 12 anni che Hamsik ha giocato in un determinato modo, ha provato a fargli fare un altro ruolo, e parliamo di giocatori a altissimo livello, allo stesso Hamsik ha avuto qualche problema. Quindi, però Insigne ha avuto l'evoluzione di Bacio Terracino, ma Insigne ha migliorato la sua produttività offensiva, chiaramente parliamo di un giocatore internazionale, e Bacio Terracino invece no. È bravo, e quindi per quello te lo sto facendo questo esempio, perché lì lo puoi fare, puoi azzardare il cambio, no? O di Insigne o di Hamsik o tanti altri della storia, di qua magari non lo puoi azzardare, perché se io mi ricordo che nel campionato 90-91 fu messo terzino sinistro un difensore che poi nella sua vita ha giocato sempre difensore centrale, e poi la gente mi dice che io torno sempre al 90-91 perché Del Neri è un amico. Ma però perché è un dato di fatto, è assemblata male, Francesco? Perché la squadra spesso è assemblata? No, invece lo volevo sapere. Perché le caratteristiche dei singoli giocatori non si. No. Ok, quella è la conseguenza. Quello è quello che viene dopo. Quello viene dopo. Allora non ho capito la domanda. Allora risponde Andrea. Non ho capito la domanda, scusami. Cioè, me la Perché perché chi fa la squadra sistematicamente sbaglia l'assemblaggio? Ah, lì quello va a arrivare, ma te lo dico subito. Allora, negli ultimi due anni si sbaglia perché sono finiti Cambitelli, che mette soldi, contratti a destra e a sinistra, l'unico contratto assurdo per questa categoria, con tutto il rispetto per Barbuti, è il contratto che aveva Barbuti, infatti adesso si è bravo, l'ha spalmata, adesso prende un ingaggio buono per la categoria, perché parliamo adesso di un'era nel calcio, soprattutto in C ma anche in B, dove la maggior parte dei giocatori non prende quello che
si prendeva qualche anno fa o addirittura 10 anni fa. Perché, guarda che ti dicono, Francesco. Dicono di non ti arrabbiare. Però. No, no, ma non mi sto arrabbiando. Beh, veramente, anzi, ti sei calmato rispetto a come sei arrivato. Ti sei calmato. Diamo questa notizia. Mi sono sfogato. Fino a quando non divento rosso Paonazzo, in questo momento ancora non lo sono. Che peraltro hai anche un abbinamento cromatico. Perfetto, il bianco-rosso dietro, una meraviglia. Per avere il paragone perfetto. Buonasera, domanda ad Andrea Costantini, DS, direttore sportivo, sei d'accordo col 3-4-1-2 con De Grazia e Rosso le punte? Ti ci faccio pensare, però prima fammi chiedere ad Andrea che cosa ne pensi, cioè perché questa squadra ha sempre fatica ad essere assemblata? Ma è una questione di scelte fatte da chi dovrebbe fare queste scelte in estate, cioè il direttore sportivo, e naturalmente da eventuali ingerenze, perché sappiamo bene che poi non sempre un direttore sportivo può scegliere in proprio, anche in base a delle indicazioni, certo, spesso giuste, date dal portafoglio, tra virgolette, sì, di chi può spendere o meno in questa categoria. Quindi si sceglie in base a quello che puoi avere, quello che puoi, soprattutto nell'ultimo periodo, mi riferisco soprattutto a quest'annata. Certo. È molti chiaro infatti che se la sono presa con i minutaggi, queste cose qua. Sì, ma i minutaggi, partiamo dal presupposto che, anche se è un'opzione, perché non è una regola e non è obbligatorio mettere questi qui, è un'opzione data dal fatto che devi monetizzare la presenza di determinati giovani, devi portare a casa qualche soldino. La situazione attuale del Teramo economica, bene o male, la conosciamo. Sappiamo che la volontà, insomma, soprattutto nelle ultime stagioni, è quello di cercare un po' di ridimensionare la situazione, cercare di rientrare anche un po' con le spese, tra virgolette, folli delle passate annate. È chiaro che chi dopo va a scegliere i giocatori deve anche avere queste esigenze presenti. Io, tra l'altro, ricordo che Federico non è la prima volta che si trova in una situazione economica non favorevole, sì. Anche a Carrara ha dovuto, tra virgolette, certo, fare miracoli, lì allestì delle buone formazioni, certo. Quindi non è detto che avere un budget ristretto ti porti poi per forza a dover prendere giocatori che non sono giusti o corretti per le caratteristiche. Ti darei un bacio se non fossi lontano così da me, perché sono 3 anni che dico la stessa identica cosa. Però qui pare che invece ci vogliono sempre i miliardi per fare una squadra che abbia vero un senso. Io, logico. Ecco, ho fatto l'esempio di Federico a Carrara, allestì una buona formazione, per esatto, esempio a Carrara. Non è detto, insomma, che si debba spendere per forza. È chiaro che hai difficoltà maggiori. Giustissimo, io ho grande fiducia in Sandro Federico, però mi viene così subito da chiedere, per andare dentro alla questione, al punto dolente, o uno dei tanti punti dolenti, ma questi per 3 mesi abbiamo aspettato Fiordaliso e si parlava, io non credo che i giornali e le televisioni, quindi Messaggero, il Centro e gli altri delle televisioni si inventavano che Fiordaliso era un terzino sinistro. Mo che è arrivato, no, mi dicono che gioca a destra. No, allora, domanda precisa. Sì. Perché siccome non è la prima volta che ci fermiamo a parlare, di Fiordaliso. No, è uno dei tanti esempi. No, è giusto, è anche giusto. La domanda mia precisa a Giovanni Zighella, che lo ha espressamente voluto, anche a costo di aspettarlo tantissimo, secondo me anche troppo, perché è un classe 99, si può anche non aspettare così tanto. A domanda precisa, Zighella rispose che lo voleva perché è un giocatore duttile che può giocare sia a destra che a destra, a sinistra, in una difesa a 3. A 3, sì. Tant'è vero che giocava nelle giovanili del Torino esattamente come gioca Mazzarri, con la difesa a 3, con il Torino prima squadra, e che poteva quindi essere disposto sulla linea dei 3 e all'occorrenza poteva fare anche il quinto, ma ovviamente con i limiti di un giocatore che nasce difensore, addirittura per struttura e caratteristiche fisiche, e infatti lo vediamo, può fare addirittura il centrale di una difesa a 3. Quindi è evidente che non è un quinto di sinistra, è chiaro che è adattato. Maurizio, scusami, Maurizio in regia, pubblicità. Puoi rimettere dopo la pubblicità con calma il primo gol che abbiamo preso a Verona? Ok, va bene, ci fermiamo. No, io volevo aggiungere, sì, tu dopo ti faccio rispondere alle tue domande. Hai detto bene, però se
e c'è un'imposizione sul fatto che bisogna fare il minutaggio, quindi servono ad esempio dei 99. No, io dico che il 99 si può prendere non per forza al Torino. Certo, però siccome il 99 è un giocatore, comunque il giovane è un giocatore particolarmente importante, soprattutto se tu gli dai la stessa valenza che c'è in Serie D, cioè io lo devo mettere, è obbligatorio. Non puoi sbagliare la scelta. E quello è un giocatore che io conosco perché l'ho visto, perché me ne hanno parlato bene, di lui mi fido ciecamente, è un 99 che per me è molto affidabile, e per quel motivo che lo si è aspettato anche sin troppo. Si torna al discorso in tre secondi, il problema del termine non sono mica i 99. No, attenzione, no, ecco. No, stavamo solo potremmo far passare un messaggio sbagliato, stavamo no? Solo cercando di far capire i problemi del termine non sono i 99. I problemi del termine stanno altrove, a cominciare dalla stanza dei bottoni, arrivare all'ultimo dei alle giocatori, non scherziamo. Pubblicità, ci torniamo tra poco. Ma quello che viene scartato. Eccoci rientrati, diciamo, la pausa pubblicitaria è stata semmai ancora più scoppiettante di questa, è vero, ma noi abbiamo il contatto con Rosso Nero, non è che dicono le fesserie, questi 1+1 quando fa? Siamo parlati di 1+1, perché tu mi devi chiedere 7-5 quando fa? 1+1. Bravo, non ti arrabbiare. Ci ha ripetuto Maurizio. Oh, ero in debito con Andrea delle due domande, e cioè 3-4-1-2 con De Grazia dietro le punte. Sì. Capuano lo rispondo io, la seconda è libero, però insomma. Come si può dire che in dialetto è bellissima l'espressione che adesso capiranno tutti, è un pochettino pesante, non lo dico. Però in italiano come si può dire? Quando si dice quella cosa che più la rigira più puzza, ho detto bene in italiano, sì, detto quella cosa che più la rigiri e ti riferisci al modulo, è brava, che rivolti, no. Che rivolti il calzino quando è consumato, lo rammendi una volta, due volte, tre volte, poi, alla quarta lo butti o vai in giro senza calzini, okay. O ti devi mettere uno nuovo, quello nuovo adesso non ce lo possiamo mettere perché che dove li prendiamo i giocatori, e allora devi sperare che l'ultimo rammendo vada bene, ma non cominciamo con il 4-4-2, 3-4-1, che rigiri, come li rigiri questi? No, non ha le caratteristiche per giocare 3-4-1-2, per fare il trequartista, può fare come fa la mezzala, potrebbe fare anche l'esterno in un 4-4-2, ma metterlo trequartista probabilmente non esalterebbe le caratteristiche. Dico su De Grazia, che per rendimento è probabilmente tra i migliori, ha anche segnato dei gol importanti con l'Albino Leffe, con il Fano, quindi è un giocatore anche prolifico che ti garantisce dei gol, quindi un giocatore assolutamente da salvaguardare. Dovrebbe cercare, con l'aiuto della squadra, di giocare di più con i compagni, perché molte volte quando la palla al piede si intestardisce, parte e poi non arriva al dunque. È chiaro che è un giocatore che, messo nelle condizioni di poter fare un certo tipo di gioco, può essere funzionale, e soprattutto diamogli merito che corre tanto e che comunque la porta la vede. Visti i problemi che ha in attacco la squadra, avere un centrocampista che ti fa gol va certamente messo nelle condizioni migliori per essere utilizzato. Andrea, questo sembra che abbia sentito il tuo discorso prima della trasmissione, sì. Ma invece di pagare 5 stipendi per 5 attaccanti, non si può pagare uno di punta, di una punta che faccia la differenza in panca la Berretti? Magari non in panca la Berretti, era un Fratangelo. Sì, è vero, condivido, però purtroppo si innescano delle dinamiche per cui qualche giocatore te lo devi prendere, perché se ti prendi questo ti devi prendere pure quest'altro. C'è il caso, tra virgolette caso, Barbuti, che è stato un errore contrattuale di 2 stagioni fa e le cui conseguenze si ripercuotono tuttora. Quindi poi questo discorso, che avrebbe un suo fondamento, poi ti vai a scontrare con delle dinamiche che devi gestire in maniera diversa. Come si chiama? Andrea ci gira attorno e lo dice sempre in modo molto elegante. Uno dei tanti problemi del Teramo, anche se è quello che mette mano al portafoglio, Campitelli,
Bravo, perché, ripeto, è meglio che la faccio sempre questa premessa. Però devi guardare la telecamera. No, perché dall'altra parte, se no, fanno finta di non capire. No, però devi guardare la telecamera. Bravo. Mauri, ricordati che mi devi sempre fare vedere il gol, perché devo dire tre cose sul gol. Sì. Però aspetta, per favore. Comunque. E lo so che c'è pronto Maurizio in regia, è bravissimo. Stavo ripensando che l'anno scorso, di questi tempi, se ho letto bene, avevamo gli stessi punti di quest'anno. E l'anno scorso, di questi tempi, Repetto non andava bene e Asta era già stato messo in discussione. Allora, io non ho avuto mai grande fiducia in Asta, ma ammesso e non concesso che io e come me tanti altri avessero messo in discussione Asta, lascia il tempo che trova, quello certo, che diciamo noi. Chiaro. Benissimo. Da chi era stato messo in discussione Asta? Da quello che sta nella stanza dei bottoni. Caro Presidente, purtroppo è così, perché è così, perché è così, perché se no non può essere che dopo quell'annata maledetta... Allora, vuoi la mia? Vuoi da quell'anno mia? A Teramo sono arrivati tutti, allenatori che non vanno bene e che non... alcuni non ci capiscono niente proprio di calcio. E uno so a chi ti riferisci, ma non lo diciamo. No, non lo faccio. Tanto lo direttori sportivi che non sono andati bene e che magari prima e anche dopo qualcosina di buono hanno fatto. E allora ci sarà una motivazione, caro Francesco? Non lo so. Sogno Armama costa così tanto. L'ho detto, il problema qual è? Il problema è quando Campitelli, che Campitelli è bello e caro, però non ti fa vivere tranquillo. Evidentemente poi ci sono giocatori che riescono ad andare oltre l'ansia che può mettere o preoccupazione che può mettere un allenatore. Vogliamo Fratangelo e Mastrilli titolari, fuori Piccioni, un incubo e Ventola inutile. Oh, questo è il gol. Allora, è il primo gol. Torni all'inizio. Torniamo indietro. Allora, no, le tre cose le dico subito. La prima, come viene saltato Fiordaliso, la seconda, come siamo messi male in difesa, e la terza, per passare alla non è Fiordaliso. Ma poi, non è Fiordaliso. Chi è quello lì? Sono Zecca e Caidi. Aspetta. Guarda. Quello è Caidi, Zecca. E Fiordaliso arriva dopo. Esatto, e appunto, quindi messi malissimo. Zecca che è arrivato prima di Fiordaliso, vorrei chiedere a Fiordaliso dove stava, ma non è quello il problema. Ma poi io dico, ma può essere che è un attaccante del Teramo, una palla in quel modo non è capitata mai? Quello ha preso la palla, si è girato, poi dentro l'aria, guarda come stiamo, ecco, quello va lì per chiudere, siamo in 4, in 3 e mezzo, perché arriva tardi Fiordaliso, in 3 e mezzo su quello con la palla, e di qua sta uno solo, che appena arriva la palla, la controllate e la tirate, noi non tiriamo manco in porta. Ok. Cosa mi sorprende? O lo vedi che gira e rigira, l'attacco, sì. Quello va male, la difesa... Vabbè, è chiaro, quando ci sono i problemi... Dai. A me sorprende il fatto che tu hai preso due gol in contropiede in una partita in cui tu tutte queste azioni, tutti questi tiri in porta non hai fatto. Come hai fatto a prendere due contropiedi, soprattutto nel corso del secondo tempo? Cioè, se tu hai prodotto, hai creato, hai sfiorato reti, hai provato a capitalizzare, io lo posso capire il contropiede, ma come fai a prendere due contropiedi così? Cioè, tu cosa hai creato nel secondo tempo? Era il 92esimo, no, anche il primo, ma anche il primo. Io mi riferisco soprattutto al primo. Proprio messi lì non c'era nessuno dei due, cioè non c'era la mezzala lì, ci deve stare pronto a dare un sostegno. La mezzala la mezzala destra nostra, sì, noi ci abbiamo Spighi e De Grazia che sono bravi, secondo me De Grazia soprattutto è molto bravo. Spighi ci mette una generosità infinita. Ma nessuno dei due dà sostegno nella fase difensiva. Sono anche non strutturati molto. Il centrale di centrocampo non aiuta, perché le due mezzali non aiutano. Ventola copre fino a un certo punto. Allora forse un fatto. Fiordaliso tutto sommato è fuori ruolo. Chi difende? Chi difende? Allora io ho 11 pedini che messi insieme fanno la Macedonia acida. Perfetto. Voi lo fate incazzare. Se volete negare pure l'evidenza. No, nessuno. Fate tutta la filosofia. Mo veramente mi sto agitando. No. Perché potete fare tutta la filosofia di questo mondo. Andrea può parlare fino a domani mattina perché è bravo ed è veramente bravo. Ma porca della miseria, è più chiaro di così. Questi insieme purtroppo non rendono. Speriamo che queste due partite subito, no, vengono a fine partita lì sotto alla tribuna, guardano a me e fanno una pernaccia e io poi pago una cena, perché sarò ben felice, certo. Perché tanto io per ancora per un po' di anni
capito? Se la testa mi assiste, se no a 80 anni verrò, se ci arrivo, al campo a vedere semplicemente la partita. Chiarito. Ma sto a Teramo e amo il Teramo, quindi questi ci stanno e poi un altro anno non ci staranno. Speriamo che mi smentiscono, ma ho forti dubbi che proprio non hanno le capacità tecniche, tattiche, fisiche, quello hai detto, il giocatore non c'ha strutture, quell'altro non c'ha questo, quell'altro non ce l'ha, ho capito, ma allora quello non ce l'abbiamo, quello non ce l'abbiamo, quello non ce l'abbiamo, cioè, dove vuoi andare? Devo andare, solito paragone, a Milano, ce l'hai la macchina? No, i soldi per il treno ce l'hai? No, l'aereo mi fa male, allora scelta la casa. Non ci devi andare, no? Siccome purtroppo a casa non ci possiamo stare perché dobbiamo disputare un campionato, che trovassero una soluzione. Noi infatti quello stiamo cercando di capire. Capitelli, Maurizi e come si chiama? Federico. Oh. Che devo trovare io? Già è troppo che gli stiamo dando tutti questi suggerimenti. Tra poco possiamo chiedere anche... Devo arrivare a pensare... Possiamo chiedere anche un rimborso. Devo arrivare a pensare anche che... No, adesso lo dico a modo di battuta. Questo sì, di cosa assurda. Devo arrivare a pensare che quando questi arrivano a Teramo, tra allenatori, direttori sportivi e poi giocatori, sarà l'aria di Teramo che ha fatto bene nella storia a tantissime persone, a questi gli fa male, ma che ne so io. Ok, va bene. Andrea, con te un Capitelli la deve finire a rompere le scatole alla squadra, a mettere pressione, a mettere ansia e tutto il resto. Un giorno ci dobbiamo salvare, un giorno il pareggio però devo dire la verità, adesso però non sono arrabbiato, però devo dire una cosa senza risposta, perché poi devo parlare di Proietti e Ranieri, ma adesso per 10 minuti non parlo. Devo dire una cosa, e questo Andrea mi puoi confermare, in queste ultime settimane Capitelli non ha mai cambiato obiettivo, mai, questo lo dobbiamo dire, perché quando bisogna criticarlo, bisogna criticarlo, però Capitelli in queste settimane, anche quando ha vinto, non ha mai cambiato l'obiettivo stagionale. Quindi volato sempre basso nelle dichiarazioni. Sì, assolutamente, assolutamente, no. Questo all'esterno e di fronte alle telecamere, poi forse il discorso di Francesco è un po' più ampio. Ho capito, però dovrebbe ammettere di sapere che cosa dice nello spogliatoio. Non parlo, ho detto che per 10 minuti non parlo. Vabbè. Detto tu. No, questo era per chiarezza, perché allora, quando ha alzato il mirino, lo ha fatto probabilmente in maniera... e ingenua e se vogliamo anche un po' frettolosa, lo abbiamo detto in queste ultime settimane, Capitelli non ha mai detto una cosa del genere, quindi evidentemente i limiti di questa squadra sono al di là delle aspettative legittime o meno legittime del presidente. Bravo, perfetto. Gira e rigira, sembra a me state dando ragione, purtroppo. Sì, sì. È facile avere ragione con i numeri del termo e con quei morti che vanno in campo, quindi. Andrea, ma Proietti, Ranieri, prima giocava Proietti, prima giocava Ranieri, adesso gioca Proietti, poi al di là della scaramanzia, quando gioca Proietti si perde, quando gioca Ranieri si vince, in due abbiamo detto che forse non era proprio il massimo, ma chi deve giocare in mezzo? Hanno caratteristiche diverse i due. Proietti è più un giocatore che imposta, che sa darti il pallone in avanti. Io per esempio ricordo la partita di Fermo, che è stata la prima che ha rifatto rigiocando titolare, il pallone che per ha buttato Zecca. Tanti palloni lì davanti, non solo quello per Zecca, 2-3 palloni buttati, cioè è il classico regista che ti sa imbeccare in avanti l'attaccante. È chiaro però che dopo in fase di copertura pecca in qualcosa, cosa che probabilmente invece è a vantaggio dello stesso Ranieri, che mi sembra un giocatore che riesce più a coprire davanti alla difesa, riesce più a mantenere bassa la difesa, a dare una mano proprio ai difensori. Chiaro che hanno caratteristiche diverse. E secondo me si deve anche valutare in base al tipo di partita che vuoi fare e alle caratteristiche dei giocatori che gli vengono incontro e che gli danno aiuto, perché poi il reparto parla di reparti, bravo, non si parla di giocatore unico. Bravissimo, E qui serve l'allenatore. Certo. Che se no ci può andare chiunque. Quindi, a dire che, quindi per esempio sono 2 settimane dovrebbe, uno magari prova a far giocare sia Ranieri che Proietti. Allora, qui abbiamo selezionato alcune per immagini, esempio, no? Guardate sempre Ranieri, allora, abbiamo selezionate proprio da un sito speciale. Abbiamo fatto proprio un video report. Sì, è ovvio, se è vero come è vero che Ranieri dà una certa sicurezza in fase di copertura. Allora, questo è un video report. Questo è un video report praticamente scaricato, quindi da Y Scout, quindi qualsiasi operatore di mercato, quando mette Ranieri e mette video report automatico, vede questo. Quindi sono i movimenti in mezzo al campo di Ranieri.
Ora, è chiaro che, come dicevi anche tu Andrea, ha una dinamicità maggiore, sì. Ma hanno, secondo te, caratteristiche differenti? Sì, differenti, sì. Andrea, secondo te hanno caratteristiche differenti? Guarda, mi viene quasi da fare una provocazione, che per una squadra più scarsa Ranieri è più idoneo. E Proietti è più idoneo per una squadra più di qualità. È più un fantasista. Nel senso che Proietti probabilmente è un giocatore che fa girare la palla, che avendo una squadra di un certo rango intorno a sé te la fa girare molto molto bene. Probabilmente questa squadra invece, avendo delle lacune, essendo anche più leggera, avendo bisogno di maggiore copertura, un giocatore un po' più disciplinato probabilmente come Ranieri, meno raffinato con i piedi, meno visione di gioco. Il discorso di Graziano che facevi dell'anno scorso probabilmente potrebbe far comodo. Però, e secondo te, è una bestemmia dire che Ranieri, Proietti e De Grazia si potrebbe provare un centrocampo così? No, con l'allenatore che però durante la settimana prova, con l'allenatore che gli dice determinati movimenti tattici. Se no, ci posso andare pure io a dirigere la filarmonica di Vienna, ma dai una bacchetta e faccio quelle dita così. Un po' come è facile, scusa, pare che noi i problemi come lo scorso anno sono Ciampitelli, i giocatori, scusami, gli allenatori come ci stanno per allenare e per dire alla squadra quello che devono fare. Ci può stare. Lo scorso anno Zeman a Pescara partì appunto con Proietti e non con Brugman, e Brugman faceva la mezzala, sì. E qui si potrebbe tentare con Proietti mezzala, che poi era l'intento primigenio, esatto, di Zichella. E Ranieri davanti alla difesa, oppure Maurizio potrebbe fare il contrario, giocare con Proietti davanti alla difesa come sta facendo ora Ranieri mezzala, non lo so. Però siccome sono due giocatori importanti, un po' come il discorso che ho fatto con Ventola, che ora magari sta vivendo una fase guarda qua che spettacolo, però Ranieri a sinistra, Proietti a destra, però ecco, siccome sono due risorse queste, almeno in una rosa che ha tante problematiche, sono dei giocatori di un certo calibro, andrebbero in qualche modo sfruttati e valorizzati, cioè almeno i giocatori migliori bisognerebbe metterli nelle condizioni di rendere al massimo. Torniamo al discorso fatto a inizio trasmissione, che può essere un problema però l'assemblaggio di tutti questi giocatori, cioè anche quelli che ci sono e che valgono la categoria, che hanno un certo spessore da un punto di vista tecnico, se non c'è un contorno ideale per massimizzarne il rendimento, probabilmente non ti danno appunto quello che è il loro valore, reale valore. Può essere pure che mi sbaglio, ma io credo che Ranieri e Proietti possano tranquillamente giocare insieme, proprio perché vedo caratteristiche completamente diverse. Ho chiesto conforto anche a qualcuno che sta nel calcio da tanti anni, che allena, che ha allenato e tutto il resto, soprattutto in questa categoria, perché parliamo di Serie C, e questo mio pensiero ha trovato conforto anche in questi personaggi del mondo del calcio. Cioè, lo scorso magari anno un altro, il può pensare diversamente. Caro Francesco, il Pescara migliore di Zeman lo si è visto nelle prime giornate quando c'era in campo Proietti. Sì. Perché Proietti è il classico giocatore che poi si fece male subito, purtroppo. Poi si fece male subito e guarda caso poi Proietti da ordine al fece 5 gol la prima giornata al Foggia e poi dopo poche partite. No, ma a proposito di Foggia, tra un po' arriva, questo fu l'inizio di campionato. Pescara Foggia, guarda dove va ad attaccare lasciando il buco e va a recuperare il pallone per il primo gol dell'anno del Pescara, 6 minuti col di Pettinari. Quindi è un giocatore che, volendo, anche proiezione offensiva e un giocatore che per questa categoria è un lusso. L'ultimo anno che ha fatto a Bassano fece furore. L'anno scorso infatti lo volevano tante squadre di Serie B, ma non scherziamo, insomma, no? Ma meno male che ci sta Proietti. E siccome Ranieri, ripeto, proprio come diceva Andrea, forse io ci voglio mettere sempre in forza, ma comunque in fase, come possiamo dire, di contenimento, intanto la palla torniamo al discorso iniziale. Se io ho impostato la squadra e do le chiavi del centrocampo a Ranieri, in teoria non prendo Proietti, perché poi io devo far giocare in un ruolo dove lui ormai si è disabituato, che è quello di mezzala, cioè, e ci faccio giocare Proietti da centrale e Ranieri mezzala, non ho capito. Sì, però torniamo
Io voglio dire, ho capito quello che abbiamo fatto tu all'inizio. Sì, cioè, esatto. Se io ho Ranieri non prendo Proietti, oppure se io ho intenzione di prendere Proietti è non una prendo valutazione Ranieri in sede di mercato. Sono d'accordo, dici. Sì, sì, vabbè, in sede di mercato che sono che sono ora, stati commessi dei gravi errori. Ora devi cercare di assemblare, di mettere insieme due giocatori importanti che però devi in parte snaturare, perché il meglio lo danno davanti alla difesa con caratteristiche diverse. Se li vuoi far giocare insieme, uno non può stare davanti alla difesa. E allora, ripeto, in sede di mercato ad agosto, se do la squadra a Ranieri non gli metto vicino Proietti, e questa è una valutazione, o viceversa, sì. Se io so che sto per prendere Proietti o posso prendere Proietti, magari non prendo anche perché Ranieri. C'era già Persia peraltro, sì. Che poi noi stiamo facendo tutti i conti, Andrea, ma mettiamo anche che giochino Proietti e Ranieri, ma chi va fuori? Uno tra De Grazia e Spighi. Quello sicuro, però chi? Forse in questo momento toglierei Spighi tra i due, forse. Tra i due. Perché De Grazia sostanzialmente è uno dei giocatori che sta ottenendo il miglior rendimento nel Teramo. Spighi, per esempio, domenica, soprattutto il secondo tempo, non è che mi sia piaciuto tanto contro la Virtus Verona. Tra i due sacrificherei eventualmente in questo tipo di impostazione Spighi. Per rispondere al telespettatore che ci diceva mi auguro se era elastico Maurizio, mi auguro che abbia una tale elasticità e soprattutto una tale intelligenza calcistica Maurizio, che non è certamente l'ultimo arrivato nel mondo del calcio, per provare qualche nuova soluzione. Tanto peggio di quello che è stato fatto nelle ultime tre partite e peggio di quello che è stato fatto prima, cioè in mezzo ci sono le tre vittorie. Sì, ma una rondine non fa primavera. No, ci mancherebbe. Allora, se io mi devo fermare... Però neanche bisogna sempre vedere la parte nera. Ho capito, però se... Allora, io prima ho visto la parte nera, poi tre vittorie. Adesso rivedo la parte nera. Se mi permetti, mi preoccupo un tantino. Cioè, è un grigio tendente più al nero che al bianco, dici? Facciamo finta che è un grigio tendente al nero. Comunque, io mi preoccupo un tantinello. Okay. E preoccupandomi un tantinello, al posto di Maurizio, proverei qualche soluzione nuova. Farei invece di allenamento la mattina, farei allenamento la mattina al 3, il pomeriggio mi richiudo in una stanza o mi richiudo in palestra o mi richiudo al campo e tatticamente provo qualche soluzione, perché dai oggi, dai domani forse qualcosina può migliorare, anche perché così non mi sembra che andiamo incontro a prestazioni incoraggianti. Ripeto, poi vedremo che cosa ci dicono intanto le prossime due partite, ma dopo le prossime due partite, pur se le vinciamo, non è che il campionato è finito, capito? No. Poi ne arrivano tante altre. No, soprattutto arrivano partite difficili. Esatto. Finiscono le squadre ultime in classifica dopo Renate e Gian Erminio. Prossime due partite, entrambi in casa, giudizio dai due, Andrea, ma rapidissimo perché poi siamo quasi in chiusura. Abbiamo detto, ma questa squadra probabilmente gioca meglio con le grandi, dove non ha la responsabilità di farla la partita. Allora, adesso sono le due partite cruciali, più delicate, più complicate. Non sono partite facili, così come non lo erano quelle contro la Virtus Verona e contro l'Albino Leffe. C'è però una differenza tra le due squadre, almeno per quello che ho potuto vedere, anche al di là dei risultati che la Gianremio qualche punto in più l'ha preso rispetto, sì, a Renate. A me come organico e per come gioca, ho avuto modo di vedere qualche highlights anche nel, sì, corso delle settimane, la Gian Ermino piace un po' di più rispetto a Renate, considerando comunque che Renate non ha un organico da buttare. Ah, adesso ha anche cambiato allenatore. Tra l'altro, sì. E ho visto gli highlights della sfida contro il Gubbio, il pareggio era giusto. Però fondamentalmente le sue palle, cioè è una squadra che non molla, è una squadra che gioca e che riesce a proporre anche azioni pericolose, soprattutto in fase di attacco. Il Renate è una squadra che sostanzialmente l'anno scorso fu la sorpresa, ma soprattutto per il rendimento che aveva avuto fuori casa. Sì. Quest'anno sembrava aver avuto e fatto vedere le migliori cose, almeno in avvio di stagione, ancora una volta fuori casa rispetto alle gare casalinghe. Però guarda, i risultati, quello è ad 1,52 m, quel giocatore ha fatto gol di testa, vabbè, contro un difensore che dormiva, quindi, per l'amore di Dio, però capito? Può essere che a tutti riesce qualcosa. Scusa Andrea se ti ho interrotto, e a noi non ci riesce mai niente in fase offensiva.
per vuoi continuare su Renate? In conclusione, ritengo che l'organico del Renate sia superiore anche rispetto a quello della Gian Ermini. Però, tornando al discorso di prima, di come è assemblata la squadra, di come riesce a giocare, è la Gian Ermini che sta ottenendo meglio anche dal punto di vista del gioco, non solo del risultato, almeno per quello che ho potuto vedere nei pochi highlights che si riescono a vedere. La Gian Ermini non è una squadra da sottovalutare, anche se il Renate fuori casa sa giocare, insomma. Certo. Intanto ci offre lo spunto di riflessione sul fatto di Proietti, che probabilmente non ha il ritmo per andare a fare tampone davanti alla che difesa. Significa che tatticamente vicino gli deve mettere un giocatore con caratteristiche diverse, o da Spighi o di De Grazia, e che tatticamente devi preparare, caro allenatore, la squadra in modo che non ci sbilanciamo, perché non può essere, no, che noi facciamo, per parlare con l'Albinoleff, lasciamola perdere, perché abbiamo fatto i primi 10 minuti. Dopodiché, l'Albinoleff è una squadra attrezzata. Albinoleff è un'ottima squadra. Quello che è assurdo è che anche quando non ci sono le condizioni perché la squadra debba andare in barca contro l'avversario del momento, le fesserie le facciamo lo stesso. Okay, quello che mi preoccupa. Siamo quasi in chiusura, però Andrea, visto che sei stato Di Mezzo, visto che sei stato nostro gentile ospite, anche tu hai potuto vedere i messaggi che sono arrivati più o meno. Sono dello stesso tenore, ma di quelli che c'è, cioè, l'umore che si respira nella tua trasmissione. Il tifoso è morale, quando le cose vanno male è chiaro che tra virgolette si scatena nei messaggi, e quando le cose vanno bene si esalta facilmente. A me è sempre piaciuto cercare di rimanere nel mezzo in questo momento, sia nei momenti in cui il Teramo vinceva le prime tre partite di Maurizi, e sia quando non ha più ottenuto risultato, perché poi spesso la verità è anche un po' nel mezzo, al di là dell'analisi tattica della partita e tutto. Il tifoso invece si fa un po' più prendere dal risultato specifico. È chiaro che in questo momento l'umore non è dei migliori, normale che sia così quando ottieni un punto in tre partite, tra l'altro pareggi in casa con l'ultima in classifica, vai a perdere, come abbiamo visto nel modo in cui ha perso con la nuova ultima, con la Virtus Vecomp Verona. È chiaro che due non può essere dei migliori, Masi, no? Per favore, guarda, dovevano ma la squadra giocherà non ce l'ha la gara, quello non ce l'ha. No. Mi scusi al telespettatore che ringraziamo, la gara non ce l'ha, ma è come quando o ce l'hai o non ce l'hai, bravo, la grinta, la rabbia, che tu vi l'accona a due tigre o un supermercato qualunque, mi dà un chilo e mezzo di bistecca, sì, ma non un chilo e mezzo di grinta. Però ci può essere anche un po' toccati nell'orgoglio, è ovvio, no, perché quello sì, la reazione non ci sono, ma non ci sono dei giocatori che fanno di quella di quell'aspetto del gioco il loro forte, cioè la tigna, la cattiveria, l'agonismo. Questa è una squadra che è stata sempre rimontata, al di là del pareggio con l'Albinoleff, che hai fatto il gol tu in rimonta dall'1-2, è stata sempre rimontata. Non a caso i dati lo confermano, con i primi tempi che tu, analizzando soltanto la classifica del primo tempo, saresti primo in classifica con 24 punti, 6 vittorie per 1-0 e 6 pareggi per 0-0, avresti 24 punti, qui sono 45. Non lo dire troppo tempo. Forte, perché altrimenti secondo tempo, Francesco, vuoi sapere i punti, calcio, vuoi sapere punti del secondo tempo? 5 punti, ultimo, staccatissimo. Voi resti la riforma, si gioca solo il primo tempo. quasi, va bene. Vorrei dire tante cose, come diceva a quel famoso film, vorrei dire tante parolette ai giocatori del Teramo, ma non gliele dico per pietà. Vabbè. Prossimo turno. E l'espressione dice tutto. Prossimo turno, eccolo qua. 13ª giornata di campionato, Feralpi Salofano. L'ultimo turno di domenica, Jacopo. Sì, ultimo turno di domenica, è vero, perché poi si comincia a giocare di sabato. Peraltro questa partita potrebbe essere decisiva per la sorte di Massimo Epifani sulla panchina del Faro. Del discorso la scorsa stagione sportiva, Epifani fu esonerato dopo la partita di Brescia con un gol anche di Caracciolo. Adesso lui col suo Faro torna in provincia di Brescia, nella squadra dove gioca Caracciolo. Ah, pensa te.
Comunque domani c'è il recupero Ternana Peralpisalò. Peralpisalò, sì. Che ci fregano la Ternana, sta su. No, perché si parlava di Peralpisalò, ci ritorna dopo la partita di Teramo. Renate Gubbio, Rimini Virtus Verona, San Benedettese Triestina, Teramo Giana 14:30, Vicenza su Tirol, Vispesaro Fermara, poi 18:30 BMF Ravenna, Monza Imolese. E poi il 26-20:45, bella partita, Pordenone Ternana. È stata una lunga serata, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Forza Teramo. Ciao. Di buona. Grazie ad Andrea D'Aloisio. Grazie a te, Jacopo. Che ovviamente ritroverete non su questi schermi, ma su quelli di Vera TV lunedì prossimo. Buonasera con la Casa del Diavolo. Grazie per essere stato in nostra compagnia, ovviamente. Grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 20, vai, alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del digitale terrestre. Buonanotte. C'è un futuro.